Buongiorno ragazzi, sono qui davanti a Lotus, che è una catena di supermarket molto conosciuta qui in Thailandia. Le dimensioni di questi supermarket sono medio-grandi, di solito si trovano all'interno di piccoli centri commerciali come in questo caso, quindi ci sarà qualche altro negozio al piano terra, poi al piano superiore troveremo il grande supermercato Lotus. Ho visto che il video sul Villa Market vi è piaciuto molto, quindi continuo questa trilogia come vi avevo annunciato. Oggi vi faccio vedere un supermercato che è utilizzato maggiormente dai Thai e dove i prezzi sono un pochino più bassi perché si tratta di prodotti locali. Andiamo a vedere com'è. All'ingresso c'è la scansione della faccia per vedere che se avete la mascherina oppure no. Vedete, c'è la signora, adesso c'è la signorina, scansiono la faccia, adesso ci sono io, ok, devo abbassarmi un pochino. E qui siamo all'interno, come vedete c'è il KFC, dall'altra parte c'è il McDonald's. Questa qui è la Siam Commercial Bank. Qui fanno da mangiare un po' dappertutto, come vedete. Ci sono vari stand anche nei corridoi. Ah, quello lì, qua dopo magari lo vediamo dopo. Quelle baracchine lì in legno, vedete, vendono altro cibo un pochino più fresco. Adesso siamo saliti qui sopra e anche qua cibo a non finire, vedete. Questo qui è una specie di food court. Da quest'altra parte qua ci sono i giochi per i bambini laggiù in fondo, che hanno riaperto, quindi è una buona cosa. Qui questi pentoloni con tipo del cibo Thai, qui i peperoncini come se non ci fossero domani, si può mangiare direttamente qua, tipo buffet qua mi pare. Ecco, e invece da questa parte qua, fra gli altri negozietti, hanno aumentato molto, devo dire, quindi secondo me sta cambiando tutto quanto, e questo è un bene. Qui c'è l'ingresso del Lotus Supermarket, come vedete è un grosso supermercato. Adesso andiamo a vedere che cosa troviamo, ma insomma non so quanto possa essere interessante per voi. Però, se vi interessa, va bene così. Qui, oh, mi serve intanto il dentifricio che l'ho finito a casa. Ho preso una confezione di Colgate, formato famiglia, 150 grammi per due tubetti. Ecco, rispetto al 7-Eleven, qui si trovano confezioni più grandi e chiaramente i prezzi sono migliori, perché comprando magari una confezione di queste si risparmia. Allora, ho cambiato idea e non vi faccio vedere questo supermercato perché mi sembra demenziale, nel senso che è esattamente come i supermercati italiani, se non magari per qualche piccola differenza. Magari vi faccio vedere le differenze, che è più interessante. Ad esempio, il bancone della carne, che noi siamo abituati a vederlo così, cioè dietro un vetro, qui si trova così, aperto. Ci sono delle specie di pinze, quelle tenaglie lì, quelle cose, oppure dei cucchiai, e voi vi prendete la carne e ve la mettete dentro nel sacchetto, il pezzo che preferite. A volte ci sono le signore che proprio stanno lì, ecco, come quella, se lo stoccazzano tutto. Quello lì è già imbustato, però a volte stoccazzano anche, voce del verbo stoccazzare, stoccazzano anche dal vivo. E questo succedeva anche durante il periodo della pandemia e del tutto quanto. Qui abbiamo di nuovo il parmigiano reggiano, come vedete, il pecorino romano e un po' di varie altre cose. Qui altra carne lasciata fuori, per fortuna non ci sono mosche qua, poi le vedrete nei mercati rionali, quelli all'aperto, lì sì che ci sarà qualcosa di interessante da vedere. Ecco, un'altra particolarità interessante è questi piattini pronti già nelle loro vaschette. Costano veramente poco, costano 35 baht, sono meno di un euro, e li trovate già
fatti. Questo pat crapao ad esempio, uno viene qua, se lo prende, lo porta a casa, lo mette nel microonde ed è già bello che è pronto. E questo è un intero reparto di noodle liofilizzati, vi ricordate? E ho anche provato questi qua, la carbonara bacon, mamma mia, buttata via subito. Però, a parte quello lì che fa schifo, questi qui ad esempio non sono male. Questa qui è la Tom Yum, questi qui li prendo spesso, direi che sono i miei preferiti, molto piccante. Sì, mi sa che un pacco me lo prendo. Un pacco del genere con dentro 10 confezioni costa 50 baht. Un altro reparto interessante che non abbiamo in Italia è questo qua. Queste qui sono tutte offerte per i monaci nei templi. Ad esempio potete venire qua e comprare uno di questi sacchettini in cui all'interno c'è, non lo so, vedo dei prodotti per lavare i vestiti, varie cose insomma, dalle bottigliette d'acqua, fazzolettini, queste cose qui, e lo portate al tempio al vostro monaco di fiducia. Oppure ci sono queste sciarpine sempre da donare, dei rasoi perché i monaci devono rasarsi la testa, incensi come se non ci fossero domani, tutti incensi questi qua, candeline, queste gialle che riconoscerete sicuramente, queste candeline bianche, altre candeline gialle, qui statuette di Buddha, queste qui non è che sono molto belle come statuine ma servono per fare le donazioni, e poi varie altre cose che vedete qua. La cosa strana è che hanno messo il reparto qui delle donazioni ai templi nella corsia del cibo per cani. Ed eccomi tornato a casa, fuori è già buio, ho messo le cose a posto. Niente, oggi ho fatto un filmato un po' così, anche perché mi sembrava sciocco riprendere tutto il supermercato. È molto molto simile ai supermercati nostri italiani. I prodotti chiaramente sono tutti quanti diversi, nel senso che, non so, oggi ho comprato l'ammorbidente, il sapone per la lavatrice, quei noodle che vi ho fatto vedere, ho comprato anche dei piselli italiani, la Cirio, poi cosa ho comprato? Questo, un colino per 10 baht, veramente economico, e poi qualche altra stupidaggine, un cestino piccolino per l'immondizia, il come si chiama? Mi vengono sempre le cose in inglese e non in italiano, il dentifricio, madonna, era difficile, e il deodorante e un po' di altre cavolate. E quindi in tutto ho speso sugli 800 baht, che sono 25 euro, una cosa del genere, e nulla, quindi sì, sicuramente la spesa molto più economica rispetto al Villa Market. Non si trovano tutti quei prodotti di importazione, si trovano a volte, come ho fatto vedere, i legumi come i piselli, i fagioli, le lenticchie e anche i ceci italiani, però sì, sugo, agnesi, pasta, agnesi, quella si trova, meno scelta rispetto al Villa Market, però prezzi tendenzialmente più bassi per prodotti che sono thailandesi. Quindi questo è tutto, io adesso edito il video, poi ve lo posto, voi fatemi sapere cosa ne pensate. La prossima puntata ve la faccio su un mercato vero thailandese. Adesso valuto se farmi anche accompagnare da qualcuno, perché è vero che sto imparando il thailandese, ma non è ancora a livello così eccelso da poter dialogare tranquillamente con i thailandesi. Faccio fatica a parlare in italiano, figuriamoci il thailandese. Comunque, eccoci, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento e ciao ciao! Mentre stavo registrando la fine del video mi è arrivata la chiamata del Grab driver che mi ha portato il cibo e adesso vado giù a prenderlo. Qui si usa molto spesso Grab, lo uso anch'io un casino, è comodissimo, è come, non so cosa avete in Italia, è Uber o
per il cibo, Deliveroo mi sa, è comodissimo, me lo portano direttamente a casa. Adesso sono nella hall del mio condominio. Ecco che mi ha portato il cibo. Vi dicevo, qui si usa veramente molto perché costa pochissimo, anche il trasporto e tutto quanto per il driver, di solito con 15-20 baht vi porta tutto quanto a casa.